E ciao a tutti ragazzi, questo è il mio canale e questa è la 62esima missione di GTA 5. Lo dico sempre, siamo quasi alla fine. È la seconda comunque su due per Solomon Richards dopo che abbiamo ucciso Rocco Pelosi. La scorsa missione, un personaggio che ci è stato alle calcagna durante tutta la campagna di GTA 4 The Ballad of Gay Tony, dall'altro mettendoci parecchio nella merda soprattutto verso il finale, e poi verso il finale, ma di GTA 5 l'abbiamo fatto fuori, mi pare giusto. Ovviamente ragazzi, like al video, iscrizione al canale e tutto quanto. Noi passiamo a Los Santos e vamos. Ci andrei con la macchina di Amanda, però non ho voglia di andare allo Custom Shop, come cazzo si chiama, al Santos Custom, insomma. E quindi ci vado con la macchina di Michael, però voglio modificare la macchina di Amanda prima o poi, lo farò. Tranquilli, Solomon Richards, ragazzi, è vicinissimo. Ops, vado mica mi arrestate, no. Qua c'è proprio l'imbarazzo della scelta, eh. Rogne legali sarà la missione. Niente male. Hello, hello. Good to see you, Slick. Devin, the hell are you doing here? It's over, Michael. You done good, kid. You kept this bullshit up long enough to help me trigger a fantastic insurance payout when the plug is pulled. Devin Weston. I love you. You're like my spirit brother now. Where's Solomon? He's out getting the negatives of film, whatever the fuck it is. The last dinosaur in town is about to get fossilized. What are you talking about? Look, the movie's nearly done, so if the plug's pulled now, the investors, meaning us, get a massive insurance payout. Meanwhile, I can use that to get the other major shareholder, the old bastard's idiot son, to agree to tear this relic down and let me redevelop the area for condos. And in this economy, the city's gonna let me build tax-free. I might even get some rebates. It is a brilliant thing, and it is all thanks to you and Molly's eye for the details of the insurance policy. Michael, they're fucking us! The suits! And they don't even wear suits! Wolves in turds clothing! Try not to take it too fast. Perché c'è la finestra aperta, cazzo. Were you ever a human being? Look, people used to like films, now they like what? Videoing themselves, beating off on their iFruit phones. Don't blame me. I'm a very spiritual person. I feel badly about this. But evolution is evolution. Gentlemen, Molly. Namaste. Can I take ancora sto namaste, ho rotto il cazzo. Can't we do something? At least let me finish the picture, then close the place down. I'm afraid our timetable doesn't allow for that. Goodbye, Mr. Richards. Oops. Where the hell is she going with that movie? She is taking the only copy offshore, somewhere nice and discreet. Analog! God, it's certainly got its complications. Michael, can you do something? No, he can't do anything, pal. It's an inevitability. My wife got screwed by a yogi. And now I'm getting screwed by a yogi? Fuck that! I'm a producer! Nobody fucks with my film! Producer di che? Get to the airport, talk to him, that's it. No. La mia macchina. Con tutto rispetto, ma me la tengo stretta, vabbè. La sbarra che si alza, che ho troncato, fantastico. Quel braccino monco che si alza. Sulla GTA succedono ste cose. Slow it down, Slick, you're not thinking. Hey, I'm... Dopo che non ci hai pagato, uno che cazzo deve fare, scusa? Don't do this, Slick. Think. She's got a police escort. She's on the way to my personal hangar. Security at the airport worked for me. I just want to get the film back before she does anything rash with it. Molly's highly strung. She's not going to stop and talk it out with a deranged killer chasing after her. That ain't who I am. Today, look, I don't want to hurt anyone. I just want to get my... Slow down and use your brain. Fun time is over. Deve usare il cervello per cosa che gli hanno rubato la pellicola per l'unica cosa che Michael farà nella sua vita. Però mi piace che questo gioco
ogni tanto vada anche un po' off topic, nel senso cose che non hanno a che vedere con la storia principale. Ovvero, mi spiego meglio, Franklin, Michael e Trevor sono in un momento di tensione assoluta, c'è cioè questo colpo alla Union Depository in sospeso, però ogni tanto il gioco fa queste missioni out of context e sono bellissime. Cioè, a differenza di altri giochi che escono oggi, che proprio ti catapultano in un'altra dimensione, che proprio la storia principale te la fanno dimenticare e te la fanno anche, diciamo, ti annoiano, perché a volte ci sono storie nelle storie che non c'entrano proprio nulla. E ragazzi, ma sono ricercato anch'io, fantastico, grazie. Quanto mi vedono? Sono queste storie nelle storie che proprio ti portano fuori. Invece GTA sono belle perché rimane incollato sul pezzo. Cazzo, meno male, è passato largo io. Cazzo, cosa ho appena visto? Metterei a volentieri una bomba su quella macchina, ma so che sarebbe talmente inutile che manca a provarci. Non si sono schiantati, no? Molli, molli, molli. Va bene fermarti. Ai, ai, ai. Non ho capito perché le macchine siano esplose, però vabbè. Certo che se due vengono distrutte e altre due se ne aggiungono, capite bene anche voi, io che sto qua a fare il coglione. Sì, 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 invece. Ops. Che sto praticamente facendo? Potrei fare il cameraman in questo momento. Ma va? On the floor, lady! On the fucking floor! Non mi cagano neanche di striscio, fantastico! Molly! Save me from this murder! Io ti devo salvare. Stop! Oh, stop! Look out! Oh! Ah, Molly risucchiata! Adesso dovrò scappare io, sicuro. Lo sapevo. Un secondo. All this mayhem, nothing to do with me. Hey, I'm just a witness, okay? Hey, you got some mess to clean up. Leave me alone. No, devi minare lui. Devi minare lui. Oh. Trespassing. That's the most you got on me. Perché mi sono invischiato in questi guai qui che non c'è neanche bisogno? Non ho lanciarazzi. Hey, I ain't done anything! Stop! Police! All this mayhem! Nothing to do with me! Hey, I'm just a witness, okay? Ok, via. Via proprio. Via proprio, via proprio. Ok, di qui, di qui, di qui, di qui. Che cazzo ci faccio con la bibita? 4 stelle, cazzo. Non sparare, non spararmi, non spararmi. Cioè, vedi antiproiettile, no, magari. Via, via, via. Cazzo, via. Subito. Almeno c'ho le gomme antiproiettile, meno male le ho messe. Via, 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 via. In uso c'ho dietro. Questa non ci voleva. Via, si va da un'altra parte. Ops.
scappate dal posto di blocco, che ci passo. La missione era troppo facile finora, no? A parte, beh, quello di Rocco non è stato difficile, ma nella vita. Allora, se non mi viene distrutta la macchina, che ho detto sicuramente succede, dovrei farcela. Ma se mi viene distrutta la macchina, ragazzi, proprio pregate in cinese, perché qui si fa una brutta fine. Vado. Dobbiamo provare il fatto che siamo stati circondati. Circondati! Super circondati, circondatissimi! Via, 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 via. Però cioè, se con la punta della minchia della tua macchina mi bandi così. Ok, la soluzione è la galleria della metro, ragazzi. La ferrovia è sempre l'unica soluzione che ti salva il culo. L'altra, avendo anche il vetro rotto davanti, siamo messi bene, vedo. Urla la gente. Serve la ferrovia. Dov'è la ferrovia? Dov'è la ferrovia? Dov'è? Ok, me la devo cercare. Aiuto. La ferrovia, la ferrovia, la ferrovia. Questa non è. Se no allo Santos River. Per forza. Per forza. Passo sotto, non mi vede, vero? Mi vede. Che palle. Tu cosa? Ferrovia, perfetto. Di qua o di là? Di qua. E anche veloce. L'hanno rivisto, ovviamente. Ora faccio così. Dove sono arrivati sti qui a prendermi? No, vabbè, assurdo. Giù. Vedete il colpo alla gioielleria cosa insegna? Il colpo alla gioielleria insegna questo. Palese, palese, palese. Qua non ti richiappano, eh. Qua the game is over. The game is super over. Potete anche smettere di cercarmi, sinceramente. Tanto non mi prenderete mai. Qua sotto un posto più sicuro per fuggire. Ci sarà adesso sicuramente da riconsegnare la pellicola a Solomon. Vabbè, questo gioco dei ragazzi. Perfetto. Tempo della missione, non sto neanche a guardarlo. Mamma mia. Che roba? Perché sono nudi qui? I loved you once, Tony, but there's nothing between us. Shit. Crap. Addio macchina di Michael. Hey, Jim. Dad,
Why didn't you tell us about the premiere? Mom and Tracy are like freaking out trying to get ready for the red carpet. Oh, yeah, shit. Sorry, I should have given you more warning. It kind of crept up on me. Have you actually got a tux? No, I gotta pick one up at Ponsonby's. Hey, meet me there, we'll go together. Ok, la prossima missione sarà per Michael. E a questo punto sono praticamente nella merda perché sono in culo a Gesù, senza macchina. È saltata una chiamata, che palle. E allora sbuccia Franklin e salvo. Grazie ragazzuoli, lasciate like al video, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima missione, che sarà Meltdown, che sarà appunto il film di Michael. Tra l'altro è una missione che c'è già stata anche in GTA 4. A tutti ragazzi vi auguro buon proseguimento, ci vediamo alla prossima. Date tutto, bacione, statemi bene.